Tra tanti testi che parlano dell'affettività infantile nella Bibbia e di quanta anche crudeltà si riversi sui bambini, a segno proprio della sensibilità degli autori biblici, che pur essendo, come dire, uomini del loro tempo, sicuramente la psicoanalisi non c'era ancora, o l'analisi transazionale, eccetera, eccetera, quindi la scienza psicologica non era così frequentata come è stato, no, dalla fine, la metà dell'Ottocento, anzi direi, i libri di Dostoevskij sono già grandi esempi, diciamo, di una introspezione, quindi anche una conoscenza psicologica, però ecco, davvero gli autori mostrano una grande sensibilità e una grande consapevolezza dell'importanza del tempo della nascita, no? Quando appunto accadono delle cose che possono segnare il destino della persona. Allora questa bambina, ecco, mi raccomando, questo è un testo che ho scelto, ma ce ne sono, no, tanti altri. Allora succede dunque che questa bambina abbia il contrario di quello che dovrebbe avere ogni bambino che fosse partorito. Piuttosto che farti quelle operazioni che abbiamo letto, fosti gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita. Cioè, tu fosti gettata via. Qui forse merita di fare una nota filologica, perché il verbo salach, che è dietro al verbo gettare via, nella forma ebraica, si utilizza nella Bibbia, usando un po' le concordanze, soltanto per il cadavere. Cioè, quando nei testi si descrive, no, il gettare il cadavere si getta, cioè si seppellisce. È lo stesso verbo, e quindi qui c'è un'ironia linguistica che ci fa riflettere su questo, no? Che il giorno della nascita, che dovrebbe essere proprio il giorno della vita, no? Della promozione della vita, invece si rovescia nel suo contrario. Quindi nascere, ecco, no? Questa vocazione per nascere sonnata significa proprio che nascere non è solo una fatica per chi nasce. Noi sappiamo quanto un bambino sia disturbato, no? Quando viene al mondo, perché stava meglio dentro il liquido materno, doveva fare molte meno cose, diciamo, no? Invece adesso deve cominciare a mangiare, eccetera, che sono comunque degli impegni faticosi. Però davvero quanto, no, sia importante anche proprio la gratuità, perché quelle operazioni il bambino non se le può, diciamo, come dire, non può farle da solo, né le può in qualche modo indurre il bambino stesso, perché il bambino è debole quando nasce, cioè non ha la possibilità di costringere delle ostetriche ad accoglierlo. Quindi quando si nasce davvero non si fa l'esperienza più alta dell'affettività, che è: ho bisogno di te, ho bisogno dell'altro. Nascere vuol dire, no, portare con sé un'estrema potenzialità, però naturalmente la condizione per cui questa potenzialità possa realizzarsi, possa esplodere, è l'atto gratuito che viene fuori dal grembo, fuori dal grembo. Quindi quanto è importante la clemenza di chi sta fuori. Quindi, diciamo così, l'amore gratuito è un'esperienza originaria, un'esperienza che tutti noi facciamo, no? Diciamo, certamente poi noi diciamo: la mamma mi porta, no? Sì, abbiamo delle garanzie, però ecco, volendo vedere questo gesto, no, come qualcosa appunto di che comunque indispensabile e di per sé non legato al sangue, non legato a, no? L'ostetrica o chi sta fuori è qualcuno che lo fa perché, insomma, lo vuole fare. Allora, questa bambina sarebbe stata destinata proprio a morire
allora ci vuole qualcuno che te la salvi. Allora, per nascere occorre un atto di riscatto. Diciamo, la nascita naturale, sì, ma anche la nascita naturale chiede un riscatto, perché allora questa bambina non ha avuto assistenti, adesso per fortuna c'è qualcuno che decide di passare vicino a lei, passai vicino a te, è Dio che parla, ti vidi. Passare e vedere non sono due sinonimi, si può passare accanto ma non vedere, torna ancora la bellezza dello sguardo e la provvidenzialità dello sguardo. Guardare è già un atto d'amore, siamo dentro appunto, no? E perché per vedere bisogna fermarsi, per vedere bene. E se passi e non ti fermi, tu puoi guardare con la coda dell'occhio, e quello che noi chiamiamo oggi indifferenza è, penso, no? Proprio questo mancato sguardo e questo mancato a sosta che continuamente noi ci troviamo a subire, anche perché nessuno ti ferma, è difficile, ma ti senti male, ma è difficile che qualcuno si accorga, oppure anche noi non ci fermiamo, non guardiamo bene come sta la gente no? Che incrociamo nella nostra giornata. Invece qui evidentemente dice: io ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue. Ecco, questo è un altro dettaglio della nascita difficile della bambina. Anche nascere chiede dunque una relazione, altrimenti se ti dibattevi nel sangue, cioè cercavi di liberarti dal sangue, il sangue come memoria del grembo, quindi di un luogo dove quella bambina non avrebbe più potuto vivere, quindi il sangue come memoria di morte. Tu ti dibattevi nel sangue, nello stesso tempo quel sangue ancora, c'era un tempo utile per cui magari, non so, potessi tu richiamare qualcuno che intanto passava. Penso che chi conosca il Nuovo Testamento in questo momento non può non pensare a Luca 10, che è il testo del buon samaritano, perché anche quell'uomo, se voi ricordate, si dibatteva nel sangue, non è scritto proprio precisamente così, però vi dico come è scritto proprio in quel caso in lingua greca, questi briganti che lo colpirono, lo derubarono, se ricordate, di tutto, no? Lo derubarono, quindi gli tolsero le vesti e lo rivestirono di ferite. Quindi dice proprio lo stesso verbo, no? che indica un abito di ferite. E così come la bambina non ha un abito perché nessuno l'ha fasciata, abbiamo visto, ma ha un abito di sangue. Guardate, anche no, l'ho fatto, ma insomma, non lo rifacciamo, naturalmente qui anche proprio i verbi utilizzati sono molto in connessione tra Ezechiele 16 e appunto il testo di Luca 10, dove poi sappiamo, no, come davvero quest'uomo rinascesse. Il buon samaritano non sapeva se fosse morto quel bambino, quell'uomo, no? Perché appunto lui era rivestito di sangue, ebbe il coraggio di toccare il sangue, no? Cosa che invece non si poteva fare, e tanto più di toccare il morto, qualora quell'uomo fosse morto. L'atto del buon samaritano non è solo un atto di generosità, così, è anche qui un'obiezione di coscienza. Perché il levita, il sacerdote, non toccarono, anzi passarono dall'altra parte, dice proprio il testo, perché essi, no, dovevano curare la purità, quindi non avrebbero mai potuto toccare un cadavere, che è scritto nel libro del Levitico. Allora, ancora una volta, vedete, l'affettività è trasgressiva, in senso buono, no? In senso positivo, per dare la vita. E quindi anche Dio qui vediamo che cosa faccia. Allora, quindi dice: mentre ti dibattevi nel sangue. Bene, e allora adesso nessuno tanto ha il testo, quindi chi lo sa deve tacere un attimo solo. Che cosa ci aspetteremmo? Dunque, c'è questa bambina che sta morendo, che si sta dibattendo nel sangue. Nessuno ha fatto operazioni, no, indispensabili perché lei potesse vivere,
Pasta per fortuna in campagna poi si trova, non è che, cioè, lì bisogna andarci per vederla, in campagna non c'era nessuno e non c'è ancora, no? In questo mondo del Mediterraneo la gente vive nel villaggio, la campagna è deserto l'ambiente. E arriva, è Dio che arriva, la neve che si dibatte nel sangue e noi ci aspetteremo che subito prenda, non so, dell'acqua, faccia, no? La purifichi e poi prende il sale. Che fa Dio quando vede questa bambina che si dibatte nel sangue? La prima cosa che fa? Allora, per nascere, no? Essere spinte fuori. La madre spinge fuori verso la vita, d'accordo? Poi ci vuole qualcuno che tagli l'obelico, che faccia, poi ci torniamo infine sul taglio dell'obelico, che faccia tutte quelle operazioni, quindi abbiamo detto l'accoglienza, ma ci vuole anche un'altra cosa, una terza cosa. Fasciare sta nell'accoglienza, ci vuole un'altra cosa. Tutte quelle operazioni stanno nell'accoglienza, anche fasciare naturalmente. Noi aspetteremo, Dio si sarà tirato sulle maniche e avrà cominciato a fare qualcosa. Voi che avete fatto qui? La maggioranza è femminile, quindi noi sicuramente avremo subito soccorso, no? La bambina non c'era tempo da perdere, si dibatteva nel sangue. Invece sapete cosa dice Dio? Vivi. Per nascere ci vuole una vocazione, qualcuno che ci dica vivi. Sì, che voglia, che imprima in noi la vita, che ci voglia, che ci voglia liberamente, senza nessuna ragione. Chi lavora, non so, nel campo psicologico sa bene queste cose, no? Quando noi non siamo stati cresciuti, magari anche nelle ricchezze, ma non amati, non voluti proprio, no? Nessuno ci ha impresso quella vocazione, perché la vita è un cammino, è un viaggio, è anche una liturgia. E quindi tu, quella che è la gioia, no? La gioia è il sentimento della vita, ma non possiamo crearcelo da soli. Ci vuole qualcuno che fin dal primo momento ce l'abbia impressa, no? Vivi e cresci. Ecco, questo è fondamentale nella nostra vita. Noi diciamo la vocazione, che cos'è la vocazione? È qualcuno che ti parla e ti dice vivi e sta qui, ci devi essere al mondo. Quanti bambini non hanno questo? Tantissimi, troppi, ma anche tanti adulti. Quando magari no, anche nelle famiglie, insomma, dappertutto, no? Ma anche tra madre e figlio, cioè, persino si potrebbe creare una situazione del genere. Compriamo tutto ai figli, però poi non gli diciamo che cresci, non c'è posto, perché se ti dico vivi significa che tu devi crescere, appunto. Quindi io devo fare spazio nel mio tempo, nella mia vita, nei miei pensieri, nei miei programmi, tutto questo. Questa è una cosa meravigliosa. E cresci come l'erba del campo, crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza, cioè la bellezza. La bellezza è la vita, nella Bibbia, e la vita è bellezza. La pienezza della vita è lo splendore, è la bellezza, è come quando Dio appunto crea le cose, no? Come il cosmo, diciamo, e poi dice sono belle, vi ricordate, no? Buona, è cosa buona, è cosa bella. Quindi questa bellezza, diciamo, provoca, è la provocazione, la vita provoca con la bellezza, nel senso sempre positivo. Il tuo petto divenne fiorente ed è giunta ormai alla pubertà. La pubertà sono i 12 anni, no? E cioè è una nuova nascita. 12 anni. La donna quante volte nasce? Tante volte. E certamente anche l'uomo, no? Qui si parla di una bambina e di una ragazza. A 12 anni c'è un altro modo per nascere, perché tu di nuovo ritorna il sangue. Scusate, ma è interessante, no? E il sangue dice sempre, il sangue mestruale
dice potenzialità, ma dice anche perdita, no? Il sangue mestruale quindi che cosa chiede di nuovo? Qualcuno che venga a fermarlo. Prima lui, no, perché le separazioni poi lui le ha fatte, no? Le ha pulita, eccetera, eccetera. Adesso però che cosa deve fare? Questa bambina, no, ormai è grande, è a 12 anni la bambina diventava adulta in Israele, no? E quindi a 13 il ragazzo, che si chiama poi Bar Mitzvah, e poi lei doveva andare al marito. Ma chi è il marito allora? Pensate 12 anni, pensate ai Vangeli sinottici, 12 anni. Vi ricordate Talita Kum voi? Vi ricordate la figlia di Gairo? Quanti anni aveva? 15? No, 12. Ne aveva 12. E insieme in mezzo a quel testo c'è un altro numero 12. Vi sto chiedendo troppo, vi chiedo scusa. Vabbè, per dire che i numeri sono simbolici, no? Perché dice la donna è monoista. Vi ricordate in mezzo a questo testo che è fatto a sandwich, come diciamo noi, perché prima comincia la storia della figlia di Gairo, no? Che era malata e che stava per morire. Dobbiamo anche cogliere il senso simbolico dei testi, anche del Vangelo, no? E è chiaro, quando tu arrivi alla pubertà c'è una morte in te, sangue mestruale, come dicevo, indica una perdita naturalmente. Ma in che senso? Chi fermerà il sangue mestruale? Chi lo fermerà? Chi ripulirà la donna da quella perdita? Qualcuno? Tutti sì, siete proprio il marito. Quando una donna non ha più il sangue mestruale? È incinta. La donna è monoista, e incinta significa è una rinascita per la donna. Purtroppo per noi oggi c'è un guaio, mi dispiace per alcune donne, mi dispiace molto. Invece, no? Cioè la donna rinasce quando è madre, ma nasce ad una potenzialità incredibile, pensate, può nascere dal suo grembo il maschile addirittura. Pensate alla potenza della donna. Però naturalmente tutto questo a che cosa è legato? È legato a un atto d'amore che viene da fuori. Perché appunto Dio che cosa fa con questa bambina? Mi raccomando, è una parabola, quindi è una grande metafora, no, della storia di questo rapporto tra Dio e la sua città e Gerusalemme. Dice, tu eri arrivata all'età della pubertà, ma eri appunto nuda e scoperta, cioè non eri sposata, eri pronta per la vita e per rinnovare la vita, moltiplicare la vita, perché noi, no, come donne nasciamo con una vita, la vita del nostro corpo, possiamo avere 10 figli, quindi la vita si moltiplica dentro il nostro grembo, no? E il sangue si ferma, c'è un ripulire, un essere ripuliti dal sangue. Ecco, passare vicino a te, per la seconda volta Dio passa vicino a questa bambina che poi diventerà, che fa come lei la luna scoperta, lui che cosa fa? Lui dice, la tua era l'età dell'amore. Qual è l'età dell'amore? Ecco, fissiamo un punto importantissimo per noi, questo cammino sull'affettività. L'età dell'amore è quando tu non sei più dipendente, quando sei adulto, se no non puoi amare. Perché l'amore, l'affettività intesa come amore, naturalmente, è un atto libero. Se tu ancora sei dipendente, cioè se ancora sei attaccata al cordone ombelicale, non puoi amare, non puoi stringere un'alleanza. Ecco perché l'alleanza, il verbo dell'alleanza è tagliare. In ebraico si dice si taglia un'alleanza, karat berit, no? Tagliare, cioè per potersi alleare bisogna, no, tagliare, cioè non avere il rapporto di dipendenza. E perché solo adesso Dio la sposerà adesso? Perché lei ormai è libera, non è più dipendente da lui. Se Dio l'avesse sposata da bambina, come fanno ancora molti uomini al mondo tra l'altro, l'avrebbe, come era lei, no, che aveva bisogno di tutto, lei, come dire, non ci sarebbe stata reciprocità.
ma lei sarebbe stata dipendente da lui, d'accordo? Invece Dio gli aveva detto cresci, e crescere significa anche affrontare la solitudine. Lei è cresciuta, ma lui non stava lì. Ma è la parola che l'ha fatta crescere, la forza noi la troviamo nella parola. Quando l'altro ci ama e ci dice vivi, perché io voglio che tu viva, io voglio che la vita in te diventi veramente, possa sbocciare, no? Sei venuta al mondo con questo tuo corpicino, ma io con la mia parola ti metto proprio il fiore dentro questo seme, no? E però tu ci devi lavorare, crescere tutto il tempo della pedagogia. Pedagogia. Noi oggi purtroppo abbiamo ridotto la pedagogia a un assistenzialismo, non è più pedagogia. La pedagogia chiede fatica, cioè ai bambini bisogna chiedere di crescere, se invece noi, lasciamo stare, sapete già, cioè nell'affettività la pedagogia è fondamentale. Cioè, i pilastri dell'affettività nei primi 7 anni sono due. Primo, sapere che sei figlio e che quindi tutto quello che tu hai l'hai ricevuto e quindi devi imparare la gratitudine, la gratitudine. Se c'è una grande, secondo me, proprio una falla affettiva nelle nuove generazioni è che non conoscono la gratitudine, non conoscono. Ieri c'è stato uno sciopero dei ragazzi a Roma, si sono mossi un sacco di cose. Allora, al di là del fatto, per carità, adesso, però quello che mi colpiva, no? Loro hanno uno sciopero per dire, per modo di dire, delle manifestazioni in giro per l'Italia, perché loro non vogliono fare l'alternanza scuola-lavoro, cosa che la mia generazione chiedeva invece. Quando io facevo il liceo, noi chiedevamo proprio che i genitori dei ragazzi che magari facevano, che so, uno il parrucchiere, uno faceva le scarpe, non lo so, faceva, potessero insegnarci. Noi volevamo questo, i nostri figli non lo vogliono più questo. Ma perché? No, mi ha colpito una cosa: il lavoro deve essere pagato, hanno scritto. Sì, ma il lavoro bisogna anche impararlo, cioè, ma così insegniamo a questi figli? Perché loro vanno in giro, cioè il lavoro deve essere, cioè 10 giorni di lavoro che io, sicuramente qualcuno li sfrutterà, ma la maggior parte sarà una rogna, penso, per alcune aziende di questi ragazzi. Cosa vogliono fare? Ma non mi stupisce, cioè è come dire, è l'immagine plastica di come noi li educhiamo anche nelle materie diciamo letterarie o scientifiche. Perché quando un genitore va a scuola e denuncia, oggi una professoressa, cosa che è capitata nella classe di mio figlio che ha fatto l'ultimo anno del liceo classico, una professoressa, ripeto, è stata denunciata perché aveva messo dei 4 i genitori al primo semestre in greco scritto, cioè denunciata. Questo che significa? Che noi come li educhiamo i nostri figli? No, io dico le famiglie proprio, la pedagogia, li educhiamo a chiedere il falso, cioè a non fare nessuno sforzo, nessuna fatica. Invece Dio l'ha educata, no? E ha detto cresci, cioè tu devi crescere, tu devi diventare grande, in modo che poi quando, no, davvero avverrà questa alleanza, tu non ti sentirai, sarai all'altezza di reggere questa alleanza, cioè sarai libera. I figli che noi viziamo li condanniamo ad essere schiavi, perché non hanno gli anticorpi. Come potranno? Saranno costretti a chiedere dei regali a chi li fa lavorare, saranno costretti a chiedere, a corrompersi, è chiaro? Per forza. Scusate, una piccola, però voglio dire, qui c'è la pedagogia. Allora, adesso la tua era l'età dell'amore, uguale, è una donna adulta, in grado di scegliere, e questo è il pilastro dell'affettività. La maturità dell'affettività è quando io sono in grado di scegliere, e non quando io mi leggo a te perché, come dire, io non mi reggo da sola. Perché scegliere chiede sapersi leggere su se stessi. Kierkegaard diceva, no, che l'angoscia veniva proprio da
dal dovere di scegliere, di prendere delle decisioni. Ecco perché allora, mancando una pedagogia, non si prendono mai le decisioni, perché prendere una decisione vuol dire assumere una responsabilità. Ma tutte queste cose la Bibbia le chiama affettività. Affettività naturalmente diciamo ben formata. E allora naturalmente dice: io stessi su di te il lembo del mio mantello e coprì la tua nudità. Il lembo del mantello indica, è uno dei riti del matrimonio ebraico. Il marito copre la nudità della moglie, no? Con simbolica, con il mantello. L'emorroissa tocca il mantello di Gesù. Vi ricordate? E che succede all'emorroissa quando tocca il mantello di Gesù? Si ferma. Guarisce, cioè letteralmente si fermò il flusso, no? Si fermò questo flusso. Quella donna che da 12 anni era in quelle condizioni era una donna isolata, perché le donne durante il ciclo dovevano essere isolate. Era una donna cui era vietato qualsiasi, diciamo, rapporto coniugale, perché addirittura c'era la lapidazione nel caso di rapporti durante il ciclo, perché il sangue era un tabù, non si poteva toccare, ed era quindi una donna malata, era davvero pari a un lebbroso quella donna, quindi morta. Allora, ecco che cos'è chi è Gesù lì con la donna emorroissa? Quello che Dio è con la bambina Gerusalemme, cioè io ti ripulii dal sangue. Ti ripulii dal sangue, cioè io ti resi madre. Quindi il secondo passaggio, che è quello matrimoniale, è un passaggio di nascita per la donna, ma di una nascita naturalmente straordinaria, perché lei può superare, può uscire dal sangue della perdita per dare proprio, no? Invece per passare il sangue della vita, no? E quindi avere dei figli. Ti lavare con acqua, ti ripulire il sangue, eccetera, eccetera, e poi ci sono tutte le operazioni, ma chiamiamole affettive sicuramente, ma le operazioni esteriori, no? Che pure ci stanno, perché ecco, davvero in questa sensibilità che notavo, no? A proposito degli atti che Dio compie qui, certamente in senso, no, metaforico, nei confronti di Israele, c'è una cura proprio dei dettagli. L'affettività chiede una grande cura, non è mai rozza, non è mai, perché deve essere perfetta. Ogni parte, dunque, lui ha salvato e quindi ha dato vita alla sua matrice, perché l'ha resa madre, diciamo, no? Ma non, quindi quello è il massimo, no? Proprio ha moltiplicato la potenzialità della vita in lei, e però non senza curarsi di tutto il suo corpo, di tutte le altre parti del suo corpo. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso, ti ricoprì di stoffa preziosa, ti adornai di gioielli. Anche il superfluo fa parte dell'affettività, questo superfluo. Gli uomini non sempre capiscono queste cose, ma noi ci dispiace. Ha portato un bel regalo, ma se mi portava anche una rosa, no? Ma te la portate sempre su. E noi, però anche il superfluo fa parte, no? Questa cura assoluta proprio, no, di lei, e anche proprio dell'aspetto dell'abito, di ciò che sta fuori, diciamo, di ciò che si vede. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi al naso un anello, che era quello delle principesse, no, del mondo orientale, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Le operazioni dell'amore del marito rendono questa donna, che era, da dove veniva questa poverina? Dal sangue, dalla campagna, dal rifiuto.
era uno scarto. Che cosa non può fare l'amore? Può far diventare regina una trovatella, qualcuno che la madre stessa ha gettato via. E quindi dice: una splendida corona sul tuo capo, fosti adorna d'oro e d'argento, i metalli più preziosi. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami, fiori. E poi questo è tutto quello, no, che ovviamente è fuori naturalmente, ma poi anche c'è un altro aspetto, no? Questo sarebbe il terzo. Ti nutrì, ti feci mangiare cose buone, fiori di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Sembra che fossero tutti cibi che tenessero bella la pelle. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. Ecco allora che cos'è la bellezza. Abbiamo detto che la bellezza è la vita, però quando la vita diventa grande, abbiamo visto prima, no, lei era diventata bella crescendo, quando la vita acquista la sua pienezza si chiama bellezza. Ma da dove viene dunque questa bellezza? Dall'amore di un altro. L'amore rende belli. Questo è assolutamente, diciamo così, il messaggio del Cantico dei Cantici sulla bellezza. Perché il Cantico proprio è una stilizzazione, no, di tutta la Bibbia, quindi ovviamente c'è questo. La tua fama si diffuse fra le genti, è talmente bella che non potevano non saperlo, perché una cosa bella si vede, tutti, la tua bellezza era perfetta, l'amore rende perfetto. L'importanza dell'affettività, l'amore ci rende perfetti veramente. C'è tutta una concezione quindi come comunionale della persona, vero? Qui se c'è una parola che noi non potremo mai usare è individualismo, ma oggi invece noi facciamo il lifting perché siamo individualisti, no? Pensiamo che la bellezza sia, no, separata dalle relazioni. Invece nella Bibbia non è così. Nessuno può essere bello, non può arrivare mai, nessuno, fin dalla nascita, diciamo, se non ha qualcuno che lo faccia veramente fiorire. E questo davvero è quello che ci racconta questa storia e che penso sarebbe molto importante insegnare oggi, insegnare alle nostre ragazze, visto che si parla qui di ragazze, ma anche ai nostri ragazzi, no? fin da quando sono bambini, non chiudergli dietro una bellezza artificiale, no? Gli hanno tutte le cose, ma che appunto li lascia estremamente soli e li rende dipendenti di un mercato, praticamente. Questo noi purtroppo no, dovremmo renderci conto di quello che facciamo. Ecco dunque l'importanza, ancora una volta, dell'affettività. Ma che cosa succede dopo tutto questo? Voi direte: fortunata quella donna, ma chi, quale donna ha suo marito così? Boh, forse qui a Cesena ce ne sarà, ma è abbastanza difficile trovare un uomo così, così, no? E però abbiamo detto che amare è un rischio. Questo amante, marito, amante nel senso, nel senso che diamo noi, nell'accezione che diamo noi più generalmente, ma chi, colui che ama? Lui si lega con lei, la fa sua sposa, eccetera, da tutto, cioè proprio, no, anche questa descrizione così dettagliata e così vasta serve a creare nel lettore il senso proprio della satira. Mamma mia, quanto l'ha amata, senza dimenticare niente, no, per poterla veramente rendere così, no, una regina bellissima, più bella tra tutte le donne. Ma questo lo garantiva? Dava qualche garanzia? Vorrei deluderli. L'affettività, questa affettività e l'amore sono l'unica via della vita, però non ti dà garanzie, non è un'assicurazione sulla vita, perché non potrebbe neanche esserlo, no? Cioè, è ovvio, lui dà tutto senza, non vuole niente in cambio. Che vuole? Che lei viva. Chi ama vuole che l'altro viva. È molto alto questo, non è facile per noi raggiungere questi livelli. Magari a livello teorico si può, ma poi nella prassi di ogni giorno è molto difficile. Perché c'è sempre un po' di egoismo, c'è poco da fare. Perché se tu stai bene,
io invece no, anche se siamo marito e moglie, un pochino, però sono contenta che tu sei bene. Però, ma quando magari non si arriva, no, vabbè, si capisce, quindi, e che succede? Succede quello che dice Geremia al capitolo 17, versetto 14: più fallace di ogni altra cosa è il cuore, più vulnerabile di ogni altra cosa è il cuore, più imprevedibile di ogni altra cosa è il cuore. Ricordate quello che abbiamo detto all'inizio? La fertilità ha un luogo, ha un membro, è il cuore. È questa la sua debolezza, però. È la sua forza, ma anche la sua debolezza. Perché, se è vero quello che dice Geremia, è Dio che parla lì, dice, mannaggia, il cuore cambia, è cangiante. Oggi sì, domani no. È vulnerabile, è defettibile, non è indefettibile, è ragionevole anche. Ma questa donna ci guadagniamo noi a stare con questo marito. Eppure non fa. È un esempio. Dice, tu invece ti sei infatuata della tua bellezza. Cioè, l'hai fatta tua. Ma quella bellezza era il mio sguardo su di te. Erano tutte le opere del mio amore verso di te. Tu che hai fatto? Te ne sei fatta proprietaria. Il possesso. Il possesso è la deriva della fertilità. Il possesso. O il possesso dell'altro o il possesso di me stessa. Perché il possesso è il contrario della relazione. Il possesso è potrebbe essere una clonazione di se stessi. È il culto dell'io, il culto di se stessi. È il grande demone di cui parlava Francesco ieri, no? Cioè il culto di se stessi proprio. E lei che ha fatto? Ha dimenticato tutto, tutta la trafila che c'è stata per arrivare qui, dove adesso è. Si dimentica. Allora, l'affettività è proprio perché è cagionevole, purtroppo, no? Umanamente è così, è dimentica. Invece le relazioni hanno bisogno di memoria, hanno bisogno di memoria. Quante volte noi non riusciamo più ad andare avanti in certe relazioni perché ci dimentichiamo, cioè non abbiamo forse interiorizzato abbastanza, no? La nostra, perché siamo qui, come siamo, quanto abbiamo ricevuto, no? Non ce ne siamo resi conto. E così è stata lei. Geremia dice, facilmente, difficilmente guaribile il cuore, è difficile guarirlo, e Dio è medico, se Dio è medico, quindi se non riesce lui a guarire il cuore. E poi si chiede, e Dio che parla per bocca sempre di Geremia, dice, chi può conoscerlo? Sono altri testi in cui Dio dice conosce tutto, conosce il cuore, il salmista lo dice, ma Dio di fronte alla Gerusalemme, sempre il suo smacco era verso Gerusalemme anche quella volta, naturalmente si era procurata con le sue mani l'esilio in Gerusalemme per la sua idolatria, eccetera, lui dice quanto l'aveva amata nella sua città, nella sua sposa, eppure dice io sono tanti anni che sto con te, dice Dio. Ma non conosco il tuo cuore. Chi può conoscere? Ma chi si sarebbe mai aspettato quello che adesso tu stai facendo? Di male per te, adesso sto pensando a Geremia, lo stesso punto di un testo molto affettivo, ma non possiamo fare tutto, però è per questo. Insomma, lei sa che vedi che fa? Sintetizzo io, butta via tutto, tutto quello che ha, cioè se ne fa possesso. Gli abiti perfino che ha, i gioielli che ha, che fa? Li regala agli idoli. No, è sempre una metafora. Cioè ci paga i suoi amanti. Nella metafora lei tradisce suo marito e dice, mentre le prostitute, è sempre scritto in questo capitolo 16, si fanno pagare dai loro clienti, dice, tu invece tu li paghi perché vengano con te. Perché chi vuole possedere, diceva Olivier Clément, non si possiedono che cadaveri. Chi vuole possedere, alla fine perde tutto, perché il possesso ti lascia solo. Chi ti possiede oggi, naturalmente domani ti butta via, infatti lì è scritto, i tuoi amanti ti hanno lasciato tutta nuda.
cioè come quando io ti sposai, eri nuda, io ti avevo coperto. Insomma, qui ci dobbiamo fermare perché è molto forte questo testo, però se avete una settimana di tempo, con calma, perché sono le tragedie delle famiglie, anche delle coppie, anche di altri tipi di legami, la delusione, il tradimento, eccetera. E lei fa una cosa terribile, no? Lei intanto tutti i doni che le ha fatto il marito li usa i suoi amanti, ma prende anche i figli che non erano suoi, e ha ragione il Signore, i figli, qui è molto chiaro, perché poi in quel mondo le donne davano figli ai mariti, la bilancia pendeva dall'altra parte, forse anche troppo, diciamo. Però lei che fa invece? Prende i miei figli, dice Dio, che tu mi avevi partorito, ma erano miei, però, perché i figli sono generati dai padri nella Bibbia, partoriti dalle madri, ma generati dai padri, perché è il padre che mette il seme e che mette il nome, naturalmente. Allora lei che ha fatto? Lei veramente ha estorto proprio, no? Un diritto che non aveva, nel senso che ha preso, dice, tu hai preso i miei figli e li hai offerti ai tuoi idoli in sacrificio. Beh, ecco, no? Se volessimo un po' passare, no? Come dire, leggere, esemplificare quello che noi facciamo con i figli. I figli sono le prime vittime. Quando noi, no? Non vivendo più in un rapporto di amore, no? E di relazione, ce ne appropriamo prima di tutto, e poi queste diventano veramente delle vittime. Questa tutta la Bibbia lo dice, e anche questo testo di Ezechiele 16. Ma arrivato a questo punto, Dio gli dice: tu fai fare ai tuoi figli la fine che non hai fatto tu. Che tu non ti ricordi più di come eri tu. Anche tua madre ti aveva lasciato nel sangue, ma io sono passato, ma tu non hai capito niente. Che cosa ti ha salvato? Che cos'è l'affettività? È un grande atto di intelligenza, di discernimento, di sapienza. Non è un semplice sentire, c'è tutto un pensiero che bisogna mettere in atto, sapere le cose che facciamo, riflettere sull'esperienza già fatta, capire, ragionare, oggi si vive, ci si prende, ci si lascia per motivi banalissimi, però le ferite le portiamo lo stesso, perché le ferite della gestione dell'affettività le portiamo tutti. Anche quelli che sono gli autori di certe ferite, anche loro sono queste ferite. Per cui ci vuole sapienza, bisogna riflettere, bisogna ragionare. E Dio cerca di farle fare questo, dice: ma ti rendi conto? Tu non ti ricordi più quello che hai rischiato. E quanto l'amore gratuito mio abbia veramente salvato, non ti ricordi più. E dove lo vedo io? Nel fatto che tu destini alla morte i tuoi figli. Quindi significa che tu, tutto l'amore che io ti ho dato, tu non l'hai capito. Non l'hai capito. Quindi amare e comprendere, non per nulla, il verbo amare appartiene al vocabolario sapienziale. Sapienziale significa proprio della riflessione, della conoscenza, eccetera, eccetera. Insomma, questa moglie, la cosa più dura che fa sopportare a questo marito, affettivamente parlando, abbiamo visto, no? Ha fatto passare per il fuoco i figli addirittura, perché i sacrifici avvenivano in questo modo. Ma c'è una terza cosa che lo fa soffrire più di tutto, ed è in mezzo a tutto questo, come se questo non bastasse, i torti, diciamo, che hai fatto a me come marito e come padre, tu sai che cosa hai fatto? Tu hai detto: io non mi ricordo niente di quello che c'è stato tra noi. Rinnegare l'amore che c'è stato, il
passato. È una ferita grandissima nel cuore di Dio. Forse dal punto di vista davvero, sì, penso affettivo, era più grande. Qui in questo testo si dice, dicevo, questo testo è un po' una sintesi di tutta la storia che Dio ha avuto con Gerusalemme. Ma c'è un altro caso dove veramente il rinnegamento è lo stesso presente, ed è nel Nuovo Testamento. C'è un figlio di Dio che viene rinnegato. Gesù ha una storia affettiva straordinaria, piena di tutto. Gesù è stato tradito da Giuda, consegnato, ed è stato rinnegato da Pietro. Dunque, rinnegare, perché fa tanto male a livello affettivo, rinnegare? Rinnegare fa più male che essere traditi, almeno qui in questo testo è così naturalmente, ma potrei dire tutti gli altri testi possono essere tanti coinvolti in questa tematica. Allora, perché allora tradire? Giustamente, uno dice, io ti ho amato per 20 anni, adesso ti ho tradito. Giuda è stato con Gesù, a un certo punto non lo convince più Gesù. Non accetta la morte di Gesù, non accetta il suo fallimento, questo nessuno di loro lo accetta, ma Giuda è quello che a un certo punto dice, ma adesso noi, lui viene ucciso e noi che fine faremo? Giuda cerca di salvare il salvabile e che cosa fa per se stesso? Infrange certamente la relazione con Gesù e si lega con i dottori della legge, perché ogni volta che si infrange un legame comunque ci si lega con qualcun altro, questo è ovvio. E lì lui può tradire, quello è un tradimento, ma Giuda non ha detto io non t'ho amato mai, no, Giuda avrebbe voluto, no? Sappiamo, pensate al fatto dell'uso del bacio, no? Vedete, perché questo è un linguaggio affettivo, quindi lui tradisce in quel senso. Ma rinnegare, perché è la cosa che fa soffrire di più Dio qui nel capitolo 36? Perché giustamente Dio dice, tu da tutte le mai detto, non mi ricordo niente di quello che c'è stato. Non mi ricordo niente significa non c'è stato niente, se io non me lo ricordo. La memoria, sapete, è la base della scrittura. Senza memoria, no? La fede ebraica è la fede della memoria. Se noi non ci ricordassimo le cose, come se non fossero esistite, diciamo. Pietro anche lo fa, non rinnegare. Pietro lo dice, cioè le 3 volte che Pietro risponde alla ragazza, eccetera, insomma, no, ricordate. E sono, intanto Gesù veniva processato nel frattempo, da chi? Dal tribunale giudaico. Gesù subisce due processi, no? Uno dagli ebrei e uno, diciamo, dai giudei, secondo meglio, e uno dai romani. Quando Pietro lo rinnega? All'inizio, cioè quando Gesù stava dentro, veniva interrogato dai giudei. Quindi era ancora in tempo a dire, ma no, cioè anche a difendere Gesù poteva fare questo Pietro. Invece Pietro dice, no, non ero con quell'uomo. 2, no, non lo conosco praticamente, io non l'ho mai conosciuto. Alla fine dice Pietro, io non so chi sia quell'uomo. Allora, ecco, l'esperienza affettiva più tragica è questa, che tu, noi siamo vissuti insieme, e che tu dica non ti conosco. Perché? Perché tu mi rubi il tempo, il mio tempo. Non so se mi spiego. Allora, se io ti dico adesso io ti tradisco, vado con un altro. Tu non neghi il passato. Ma se tu adesso mi dici io non ti ho mai conosciuto, noi due siamo vissuti insieme, ma Pietro insomma era primo apostolo, secondo i sinottici, eccetera, insomma, personaggio che resta un po' molto importante anche dopo, anzi no, dopo la risurrezione del Signore. Cioè, se noi che siamo vissuti insieme, a questo punto tu mi dici io non ti ho mai conosciuto, e io dico ma io dov'ero allora? Se tu non mi hai mai conosciuto, se fra me e te non c'è stato mai niente, ma io chi amavo? Cioè, il rinnegamento ci destabilizza a livello affettivo, completamente. Meglio dire, guarda, adesso io non trovo più le ragioni, ma però ieri c'è stato questo, rinnegare veramente è qualcosa che fa soffrire terribilmente Dio. Come reagisce? Concludiamo con Ezechiele 36. Anche se non è facile, diciamo così,
è molto lungo, quindi ci sono tantissimi aspetti, se poi voi vedete potete leggerli, però andiamo a concludere noi. Tutti dicono ripudiala, anzi dovrebbe farla morire perché è un'adultera. Corda, lui la guardava mentre lei andava con i suoi amanti, lui la guardava da lontano, e si dispiaceva a vedere, naturalmente, a vedere che lei scegliesse una qualità delle relazioni che era, come dire, era assolutamente spregevole rispetto invece alla sua. Lui l'aveva amata, no, in quel modo che abbiamo visto, loro invece ne usavano e venivano perfino pagati. Quindi il senso del corpo. Dio resta a guardare il corpo della sua amata e la sua davvero sofferenza, in questo testo molti hanno parlato di sofferenza di Dio, sta nel fatto che non può costringerla a tornare. Dio non costringe la sua sposa a tornare, altrimenti non ci sarebbe più il fondamento della libertà e della gratuità dell'amore. Lui non può costringere e non la costringe, ma il dolore suo è grandissimo. Perché? Perché vede che lei riduce quel suo corpo che lui aveva visto in quelle condizioni, avvolto dal sangue, disprezzato, abbandonato, eccetera, così, lo riduce così. Lei non ama il suo corpo. Ed ecco qui, no, che viene in gioco assolutamente nei rapporti affettivi, no? L'autostima, l'autoamore, anche no? Cioè, il fatto della dignità del proprio corpo, che è un campo assolutamente attuale, no? Quante donne non amano il proprio corpo, ovviamente, se lo danno in uso a chi lo calpesta, distrugge, e questo è il tema. Ma alla fine tutti gli dicono: beh, basta, falla morire, no? La deviazione, eccetera, c'era per le adultere, così, e basta, la devi punire. Ma non si convince, c'è una sanzione, c'è un tempo di sanzione, perché c'è una pedagogia prima del matrimonio, diciamo, ma c'è una del giovane, ma c'è una pedagogia continua, che poi continua, che è la pedagogia dell'amore, l'arte di amare, è una pedagogia. Quindi la sanzione sta dentro la pedagogia, però poi alla fine c'è un'uscita veramente strana, cioè inaspettata. Tu non ti sei ricordata, non ti ricordi della nostra alleanza. Io, noi ci aspetteremo, neanche io mi ricordo. Tu ti ricordi? Io neanche. Ma io invece mi ricorderò. Io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza molto più forte. Che idea strana! Queste sono le risorse dell'affettività. Che solo, che dite, un cuore grande può avere. È importante non essere mediocri nell'affettività. I mediocri non ce la fanno, risparmiano il cuore. Invece qui non c'è un risparmio, è un'assurdità questa. Ma come? No? Avevo fatto un'alleanza, ed è stata una prima alleanza, e lei non ha risposto. Ma quale imprenditore farebbe questo ragionamento? E direbbe: ma io ne stabilirò un'altra di alleanza, ma non come quella di prima, che comunque era rescindibile, perché la rescissa, diciamo, no, sanzionata, eccetera. No, ne farò un'altra eterna, cioè molto più forte. Eterna che significa che lui pure si impegna, eterna significa che Dio rischia il doppio adesso, la seconda volta, quando stringe questa alleanza con quella stessa persona. L'esito dell'amore è la fede, l'esito dell'amore è la fede, cioè nell'amore non c'è è impossibile umanamente che ci sia perfezione, c'è sempre una delusione, c'è l'altro grande o piccolo, ci può essere anche molto grande, ma piccole tutti quanti possiamo vivere, no? In tutti i legami affettivi, se non si reagisce alla
no? Alle delusioni, ai tradimenti, eccetera, con una fede più grande sarebbe impossibile andare avanti, no? Cioè sì, finirebbero questi legami. Ecco perché l'amore, che si chiama perdono, perché questo è il perdono, c'è tutto il capitolo sulla affettività che riguarda il perdono, noi lo chiamiamo l'atto di fede di Dio nella sua sposa. Il perdono è un atto di fede, è solo un atto di fede, perché non ci sarebbero le ragioni, ma lui trova nella sua fiducia in lei, anche se l'ha tradito, ma lei non è solo quel tradimento, lei è l'oggetto del suo amore e della sua fiducia. Talvolta, quando noi viviamo queste realtà, siamo traditi da qualcuno, identifichiamo con quel tradimento tutta la persona. Dimentichiamo, non so, no? Tutto il nostro amore per questa persona e dimentichiamo, come dire, ciò che lei potrà comunque fare domani. E quindi l'amore è, come dire, strutturalmente fatto di perdono. Perdono, cioè di una fiducia rinnovata. La fiducia è più grande dono che ci sia. E davvero credo, no, che alla base dell'affettività. Quindi fin dall'inizio proprio della vita, fin da bambini, fin dall'infanzia, e questo fino, no, dall'infanzia fino agli ultimi anni magari della nostra vita, la fiducia è il sapore dell'amore, il sapore dell'amore è la fiducia. A un ragazzo bisogna dare fiducia, questo è l'atto d'amore verso i giovani, dargli fiducia. Naturalmente accompagnarlo, rivestirlo di tutte quelle cose di cui, no, il Signore ha rivestito la sua sposa, però dargli spazio, dirgli cresci e credere che possa farlo. Ma anche a chi ha sbagliato bisogna consentire fiducia, a chi ha sbagliato, a chi ha commesso un delitto, a chi ha compiuto il male. Perché i delitti affettivi, così come quelli etici, diciamo, perché poi l'affettività e l'etica si intrecciano nella Bibbia, sono fare il male. E quindi se noi fondiamo la nostra affettività sull'idea che l'essere umano possa fare solo il bene, facciamo un errore di fondo. Perché un processo di amore non si instaura se non tenendo conto del fatto che tu puoi fare male da me, mi puoi fare male, tu puoi essere l'origine del male e io posso fare del male a te. E partendo da tu puoi fare anche del bene a me, perché tu mi puoi fare bene, mi puoi fare male? Perché io credo in te. E siccome credo in te, se tu mi tradisci, mi fa male. Quindi è un gatto che si muove la coda. Non possiamo vivere senza credere nell'altro. C'è un filosofo, Gabriele Marcel, che diceva, no, che dalla mattina alla sera noi facciamo continuamente atti di fiducia. Dice, quando passiamo al semaforo, no, passiamo quel verde, abbiamo fede che insomma quello che ha il rosso si fermi. Se ci pensiamo, non c'è un minuto, non c'è un caso in cui noi non ci fidiamo. Quindi senza la fede non possiamo vivere, ma la fede significa essere nudi, credere, e quindi chi, tu mi puoi, proprio perché io credo in te, tu mi puoi fare tanto male, così come mi puoi dare la vita, mi puoi dare la vita, mi puoi dare l'amore. Ecco perché, no, come dire, il mistero dell'amore non per nulla per noi è scritto sulla croce. Ti metti perché? Perché Gesù si è esposto a una relazione. Il primo che ha consegnato Gesù è stato uno della sua famiglia, cioè Giuda. Poi abbiamo citato anche Pietro. Ciò non toglie che ci sia poi, no, nella fede cristiana in questo caso, quindi nella fede magari di chi qui tra voi sia credente, sempre, no, la possibilità davvero di essere perdonati e di ricominciare
Ecco, la fede è veramente l'arte del ricominciare sempre. Quindi la fertilità ha bisogno strettamente proprio di fede.